Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a realizzare insieme le piadine senza glutine. Per prima cosa versiamo in una coppa 100 g di farina di riso, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 60 g di acqua naturale, un pizzico di bicarbonato ed un pizzico di sale. Per quanto riguarda il sale, comunque fate quanto basta a vostro piacimento. Vado a mischiare tutti gli ingredienti fino a formare un panetto. Adesso metto un goccino di olio in una padella e mi aiuto con un pennellino oppure con un tovagliolo di carta e spennello tutta la padella, mi raccomando pochissimo olio. Poi dopo vado a dividere il panetto in due, perché comunque da questo impasto ricaveremo solo due piadine. E con l'aiuto dei polpastrelli vado a stendere l'impasto direttamente in padella, perché come sapete la farina di riso è molto delicata da lavorare. Quindi soprattutto se siete alle prime armi, stendete l'impasto con l'aiuto anche dell'olio, piano piano, con molta pazienza nella padella. Ecco qui. Vi assicuro che questa piadina è buonissima, è molto leggera, non fatela cuocere tantissimo altrimenti diventa dura e è adatta anche per chi ha dieta, ovviamente per chi è intollerante al glutine. Ed ecco qui, piano piano abbiamo steso la nostra piadina, adesso la vado a mettere a cuocere a fuoco lento. Vado poi a girare la piadina delicatamente con un piatto, mi raccomando piano piano perché questa farina è molto delicata, come dicevo prima, e occhio a non farla rompere ed eccola qui, la piadina è pronta, io all'interno ho messo mozzarella e carciofini, voi la potete degustare come volete. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo alla prossima, vi mando un bacio. E ricordatevi di lasciarmi un like se il video vi è piaciuto. Ciao ciao!